Sì, sicuramente anche qui si riparte con lo stesso obiettivo. Sono andato a Cremona, avevo fatto questa scelta di scendere di categoria l'anno scorso, nonostante avessi richieste qualche squadra in B, perché volevo vincere un campionato, ecco. Quindi quest'anno ho rifatto la stessa scelta. Ovviamente c'è la speranza che ci sia questo ripescaggio, però indipendentemente da tutto, qua vengo in una società che vuole vincere. Quindi direttore lo sa bene che ho voluto fortemente venire qua. Confermo. Ora no, perché mi ricordo che avevo fatto una doppietta che però penso abbia portato bene anche a Novara, alla fine poi sono saliti in Serie A, quindi non era andata poi così male. Noi ci siamo salvati e Novara è salita. 3-1, eh? 3-1 sì, a Bergamo eravamo. Gonzales, poi ho fatto doppietta e poi ho fatto gol. Chi? Vitali forse sì. All'Albino ho fatto un anno la difesa 3 con Mondonico, poi l'ho fatta alla Regina con Dionigi, che poi l'ho ritrovato l'anno dopo poi a Cremona. E sì, quindi alla difesa 3 ormai Sì, sono quindi ormai 3-4 sei anni sì che abituato. sì, sono abituato. L'ho vissuta a Cremona, ma prima ancora l'avevo vissuta prima di andare in B, l'avevo vissuta a Verona, che ero stato all'Hellas 5-6 anni fa ormai. Diciamo che non è facile gestire i momenti difficili, perché quando tu comunque la squadra, sei la squadra da battere, diciamo che se arriva un momento difficile poi può essere difficilmente gestibile. Per questo che devi avere la forza di un gruppo sano, intelligente, lo stesso lo staff e tutti quelli che stanno intorno. Credo che se riesci a gestire questi momenti, magari che in un anno ci possono essere momenti difficili, ecco, se sulla carta tecnicamente puoi avere qualcosa di più, questo ti può aiutare. Questa intelligenza nel gestire i momenti può aiutarti a vincere.